Buongiorno al nostro pubblico, buongiorno alle persone che ci vedono e ci ascoltano. Siamo in diretta per l'incontro 150 anni di immigrazioni a Roma. In questa mattinata ci occuperemo del quartiere di Spinaceto, delle migrazioni che l'hanno caratterizzato, sia quelle interne sia quelle internazionali. Negli ultimi decenni, e a questo punto ringraziamo e invitiamo a intervenire per un saluto introduttivo per Paolo Pasolini, che oggi ci ospita, Luisa Ledda. Buongiorno, e a te, Luisa, la parola. Grazie Michele, buongiorno, il mio saluto e il saluto della Biblioteca Pierpaolo Pasolini ai relatori e a tutti coloro che sono collegati per seguire l'incontro. Incontro che nasce dalla collaborazione dell'Istituto ISMED, Istituto Studi sul Mediterraneo del CNR, con Biblioteche di Roma, il Servizio Intercultura di Biblioteche di Roma. Il mio saluto è soprattutto un po' un ripercorrere la nascita del quartiere Spinaceto. Spinaceto ha appena festeggiato i suoi primi 50 anni e con Spinaceto la biblioteca ne ha compiuti 40. Quindi abbiamo il nostro cammino è stato, diciamo, abbiamo camminato insieme e insieme abbiamo percorso parte della storia del quartiere. E nel mio ricordo e nel ricordo di tutti noi che viviamo a Spinaceto, che lavoriamo a Spinaceto, io non posso non menzionare oggi i nostri primi utenti, gli utenti della biblioteca, che sono stati gli abitanti delle case popolari che si trovano proprio accanto alla biblioteca, la comunità dei Rom Abruzzesi. In taluni casi sono stati addirittura i primi utenti partecipanti alle nostre attività culturali. Provenivano dal Mandrione, hanno abitato le case popolari intorno alla fine degli anni 70 e hanno cominciato a frequentare la biblioteca, aiutati anche dalla presenza di un collega bibliotecario, Massimo Converso, che aveva anche un ruolo all'interno dell'Opera Nomadi, che ha fatto da mediatore, ma anche dalle attività che noi poi, in seguito, negli anni, abbiamo costruito insieme a loro, laboratori con i bambini, laboratori con le donne. Attraverso il libro, l'immaginario del libro, siamo riusciti a far incontrare due immaginari diversi, incontrarli e conoscerli. Non posso dimenticare, per esempio, come attraverso un libro arrivano i mostri le donne della comunità che seguivano un laboratorio di cucito proprio accanto alla biblioteca, avessero messo in moto tutto il loro immaginario e creato i loro mostri con il cucito. O i laboratori organizzati con i bambini, sempre attraverso i libri. Attraverso i libri ricostruivano anche la loro storia e il loro immaginario. Come non posso dimenticare, e questo è successo solo pochi anni dopo, la festa di San Giorgio, alla quale la biblioteca ha partecipato nel campo Rom Coracanè, che si trovava a Tor de' Cenci. La comunità dei Coracanè ci avevano invitato insieme alle scuole, insieme al centro sociale Auro e Marco, un'altra realtà importante di questo quartiere, alla loro festa. E non posso dimenticare il dono dell'accoglienza, il dono dell'ospitalità che ci hanno riservato e che comunque ha costruito un rapporto di comunità con noi e con gli abitanti del quartiere. La storia della biblioteca è legata a questi 50 anni di immigrazione nel quartiere. Abbiamo ospitato i corsi di italiano per stranieri, organizzati insieme al Servizio Intercultura di Biblioteche di Roma. E anche lì abbiamo visto la partecipazione delle comunità, delle persone che vivono nei quartieri, nel quartiere limitrofi a Spinaceto, che hanno vissuto in parte anche condiviso la loro vita anche con noi. Non posso dimenticare le donne della comunità indiana di Vitigna, un altro quartiere vicino a Spinaceto, che
che hanno organizzato dei laboratori insieme a noi. Non posso dimenticare le classi che hanno partecipato alle nostre visite guidate, non da ultima una classe della scuola elementare di Via Voglio, composta quasi esclusivamente di bambini stranieri italiani, sicuramente tutti italiani, come è giusto che sia. Questa è la realtà che la Biblioteca Pierpaolo Pasolini vive, questa è la realtà di un presidio culturale territoriale importante, che come sono importanti le associazioni, la rete civica, che in qualche maniera ha reso possibile questo senso di appartenenza e di comunità di un territorio. Sono tante le associazioni che hanno preso cura del territorio e di tutta l'umanità che vi vive e che in qualche maniera cercano di preservarla e cercano di mantenere vivo quel senso di inclusione e di appartenenza che è giusto che appartenga a tutti, senza nessuna distinzione. Io sono molto felice di questo incontro, penso che attraverso la memoria, attraverso la storia, si possa costruire sicuramente noi come biblioteca, come servizio, possiamo sicuramente migliorare i nostri servizi e renderli più vicini a chi questi territori li abita e li vive. La biblioteca è un crocevia di destini, di storie, di persone che si incontrano, che ci raccontano la loro vita, che ci chiedono servizi, ma ci chiedono soprattutto di condividere quel senso importante, no? di vita insieme, di comunità, e che noi come biblioteca, come servizio pubblico, tentiamo ogni giorno di dare. Io non vorrei dilungarmi, non mi devo dilungare perché gli interventi sono tanti, sono felicissima dei relatori che parteciperanno, però un ringraziamento lo devo fare agli organizzatori, Michele Colucci in questo caso per ISMED, al Servizio Intercultura che non è visibile oggi, lavora dietro le quinte, ma fa un lavoro veramente importante, sono colleghe alle quali va tutto il mio ringraziamento. Grazie a tutti voi che siete collegati e buon proseguimento. Grazie ancora. Buongiorno. Grazie Luisa per questa bella apertura e anche questa testimonianza del nesso tra la storia del quartiere e la storia della biblioteca. È anche il motivo per cui abbiamo deciso come CNR, Istituto di Studi sul Mediterraneo, come il Servizio Intercultura di Biblioteca di Roma, di calibrare questo progetto sugli incontri territoriali dedicati alla storia dei quartieri e alla riscoperta della storia dei quartieri a partire proprio dalle immigrazioni. Abbiamo fatto un convegno inaugurale il 6 novembre, abbiamo fatto 4 convegni già dedicati a 4 quartieri di Roma, ricordiamo le biblioteche che già ci hanno ospitato, Mameli al Pigneto, Nicolini a Corviale, Flaiano al Tufello e Collina della Pace a Finocchio. Questo è il 5º incontro e lo dedichiamo alla zona appunto di Spinaceto, dove è attiva la biblioteca Pierpaolo Pasolini. E l'incontro di oggi segue una scaletta che già il nostro pubblico conosce, apre l'incontro Giulia Zidelli Conti sulla contestualizzazione storica delle immigrazioni del passato nel quartiere. Ci sarà poi una testimonianza di Michelangela Romanelli, passeremo poi con Massimiliano Crisci a affrontare una mappatura dell'immigrazione straniera e con Carla Antolini e Adi Tune con delle testimonianze rispetto allo sviluppo più recente dell'immigrazione straniera nel territorio. Ribadisco che si può alle chat di Facebook, si può intervenire inviando la propria opinione, facendo delle domande che poi noi gireremo ai relatori, quindi cerchiamo, anche se siamo ancora in questa modalità a distanza, di tenere unito un po' il pubblico anche con le persone che hanno accettato di intervenire. Ci auguriamo di poter presto ripetere questi incontri anche negli spazi fisici delle biblioteche.
A questo punto chiedo a Giulia Zitelli Conti di aprire questa giornata. Giulia Zitelli Conti è dottoranda di ricerca all'Università Roma III, una storica, una grande conoscitrice della storia di Roma contemporanea, e a lei lasciamo la parola. Grazie, Giulia. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito. Io ho pensato di utilizzare il tempo a disposizione per richiamare anche le vicende relative proprio alla costruzione del quartiere, nel tentativo, diciamo, di fornire una cornice di contesto che possa essere utile chiaramente soprattutto a chi non conosce questo lembo di città. Prima, diciamo, però di immergersi un po' in vicende più storiche, mi sembra anche utile richiamare alcuni dati sulla popolazione attuale del municipio nono, facendo riferimento alle informazioni messe a disposizione pubblica dall'Ufficio di Statistica di Roma Capitale, che sono inerenti all'anno 2019 e segnano proprio per tutto però il territorio municipale un'incidenza percentuale della popolazione di origine straniera pari all'8,8%, quindi più o meno diciamo parliamo di 16.000 persone, con un'età media che si aggira intorno ai 38 anni. Si tratta, bisogna dire, di una delle percentuali, di una percentuale piuttosto bassa rispetto ad altre realtà del territorio comunale di Roma. Ad esempio, appunto, nei municipi nel primo, nel quindicesimo e nel sesto, diciamo, ci aggiriamo su numeri ben più alti. Nel centro storico superiamo anzi il 26% rispetto appunto a questo dato di incidenza. A Trastevere ci aggiriamo intorno al 28%, per l'Esquilino intorno appunto al 26% e anche Torpignattara supera di qualche punto percentuale il 20%. Del municipio poi che specificatamente ci interessa oggi, possiamo anche rilevare, sempre facendo riferimento a questi dati, le componenti etniche prevalenti, che sono la Romania in testa, poi le Filippine, l'Ucraina e a seguire il Bangladesh. Sono presenze, diciamo, specialmente quelle legate all'Est Europa, che iniziano ad essere significative nel municipio già negli anni 80 e poi sempre più negli anni 90. Ecco, allora io immagino, diciamo, non mi avventuro in territori che non sono assolutamente miei, però quindi, mi immagino soprattutto che gli interventi che seguiranno parleranno approfonditamente di questo, presentando anche informazioni più accurate e magari più aggiornate, ma siccome apro, diciamo, un po' il nostro dialogo di oggi, mi sembra importante sottolineare subito che questo territorio ha una storia di approdi migratori che ormai, diciamo, ha una durata almeno trentennale e che si intreccia però ad un'altra storia urbana che è quella del diritto all'abitare e della casa, che è anch'essa per buona parte una storia di immigrazione, come ha già evidenziato appunto Luisa Ledda e che è quella di cui appunto parlerò io. Bene, allora il nostro percorso nella storia di Spinaceto inizia, diciamo, il 26 febbraio del 1964, quando il Consiglio Comunale di Roma adotta il primo piano di edilizia economica e popolare in base alla legge numero 167 del 18 aprile 1962, la quale prevedeva di destinare a tale funzione, quindi ad edilizia economica e popolare, una settantina, diciamo, di aree del territorio comunale che sarebbero state abitate da più di 670.000 persone, quindi un numero chiaramente molto consistente. La maggior parte di questi interventi si collocano in periferia, avanzando anche al di fuori di quel confine molto labile che è il grande raccordo anulare. L'espansione, secondo appunto le previsioni, insiste specialmente nei quadranti sud, dove viene realizzato praticamente il 45% degli interventi complessivi, ed est, con dove la percentuale, diciamo, si aggira intorno al 27%. In base a questa programmazione, nell'area, diciamo, che circonda, il territorio che ci interessa oggi, vengono realizzati ad esempio quartieri
della Ferratella Laurentino, di Grotta Perfetta, Vigna Murata e della sulla Falconiana, e ovviamente Spinaceto d'Or de Cenci. Come ha già sottolineato anni fa Italo Insolera, in quel volume che però rappresenta ancora oggi, diciamo, un po' una pietra miliare, anche se alcuni degli indirizzi sono stati chiaramente rivisti, ma è comunque una pietra miliare negli studi sullo sviluppo urbanistico della città di Roma, che è chiaramente Roma moderna. Come appunto sottolineava Insolera, con l'adozione della 167 in realtà le previsioni di espansione della città cambiano sensibilmente rispetto al piano regolatore allora vigente. Nel complesso, infatti, secondo il piano regolatore, l'edilizia sia economica e popolare che privata avrebbe dovuto, diciamo, operare principalmente nel settore est della città, per un buon, cioè praticamente per la metà, per un buon 50%, e invece un 20% a sud di Roma. Tuttavia, proprio con l'applicazione della 167, l'espansione ad est di fatto diciamo si dimezza, mentre raddoppia quella a sud. In questo stesso settore sud, appunto, che è quello che chiaramente riguarda anche Spinaceto, in questo stesso settore, oltretutto, diciamo, nel 1961 l'INCIS, cioè l'Istituto appunto Nazionale per le Case degli Impiegati Statali, aveva realizzato già due quartieri, uno a Decima e uno invece sulla Pisana. Bene, in questo contesto nasce Spinaceto. Il quartiere sorge su 187 ettari di proprietà del Comune di Roma, si trova appunto tra la Pontina e tra Via di Mezzocammino ed è immerso in una generosissima area verde, un verde che però è diciamo, di qualità, anche cioè fatto di riserve naturali, non, diciamo, non ci riferiamo a parchi, a aiole, diciamo, e giardinetti, ma infatti in quest'area troviamo appunto la riserva naturale di Decima Malafede e quello che è la campagna parco di Spinaceto. Si prevede che vi prendano residenza circa 30.000 persone. Ora, il censimento della popolazione del 1981 registra tra i residenti una prevalenza di, quindi una decina di anni dopo la fine della costruzione del quartiere, ma 20 anni dopo l'inizio, diciamo, registra comunque tra i residenti una prevalenza di classi di età fra i 15, 19 e i 20, 24, quindi è un quartiere giovane, ma è anche un quartiere, come appunto rileva lo stesso censimento, di lavoratori e lavoratrici impiegati soprattutto nel terzo settore, nella pubblica amministrazione specialmente, che è un dato chiaramente che per Roma non ci stupisce. Il piano urbanistico proprio che disegna Spinaceto è firmato da Piero Moroni, Nicola Di Cagno, Lucio Barbera, Fausto Battimelli e Dino Di Virgilio Francione. Questo pool, diciamo, di architetti disegna un paesaggio urbano che va molto in linea con i quartieri, tra virgolette, i quartieri della 167. Ed è segnato da due principali elementi, le strade molto spaziose e le tipologie residenziali, i palazzi, che sono imponenti, no? Cioè c'è una scenografia urbana proprio caratterizzata da tipologie residenziali di notevole altezza. Questo perché un po' l'idea di fondo è che il quartiere, come appunto i tanti quartieri della 167, venga, diciamo, osservato da un'automobile in movimento, no? Sia che si percorra i tragitti interni, che sono appunto quindi queste carreggiate spaziose, sia che lo si circumnavighi attraverso un sistema di autostrade urbane che poi di fatto non viene realizzato, o almeno non in toto. Nel caso specifico di Spinaceto, chiaramente la colonna vertebrale, diciamo, del sistema viario è il doppio asse costituito da Viale dei Caduti per la Resistenza e Viale degli Eroi di Cefalonia. Quindi, diciamo, è un quartiere, ma proprio anche una città intera, quella che viene programmata nella metà degli anni 60, che è pensata, diciamo, proprio a misura d'automobile, no? E infatti, diciamo,
cosa che diciamo, ha delle conseguenze chiaramente su queste periferie di nuova costruzione che, come Spinaceto, sono lontane dal centro della città. Nel caso specifico, diciamo, parliamo di una distanza di circa 14 km e che inizialmente, nei primi anni proprio di vita del quartiere, è collegato al centro della città da un unico autobus. E questo accade, diciamo, non solo in ragione di una strutturale proprio inadeguatezza del servizio di trasporto pubblico romano, ma anche perché proprio sul finire appunto degli anni 60, come dicevo, l'indirizzo politico prevalente vuole proprio favorire la motorizzazione privata. Ecco, insisto su questo punto perché diciamo, è ancora oggi uno degli elementi di maggior discussione riguardo alle carenze di quella porzione di città. Comunque, probabilmente diciamo, la cifra che descrive meglio, quantomeno appunto il primo trentennio di vita di Spinaceto, sono proprio i contrasti, perché nonostante diciamo, le buone intenzioni diciamo così, dei progettisti che avevano previsto una serie proprio di servizi collettivi, una serie notevole di servizi collettivi, un'intera proprio spina centrale dedicata ai servizi per il quartiere, seguendo peraltro diciamo, una scuola di pensiero tecnico che vanta numerosi casi analoghi un po' in tutta Europa. Nonostante ciò, dicevo appunto, ancora negli anni Ottanta il quartiere manca di molti servizi essenziali. Tant'è che appunto il 14 maggio del 1988 il quotidiano L'Unità lo definisce il quartiere delle grandi contraddizioni per eccellenza. Effettivamente, sin dalla sua nascita, e almeno ancora per tutti, diciamo, gli anni 90, proprio il dibattito pubblico e mediatico racconta Spinaceto usando queste parole, usando una serie di espressioni che ricorrono negli articoli di giornale. Speranza, degrado, voglia di fare dei cittadini che si associano anche, no? Come ci raccontava appunto Luisa Ledda, si associano sin da subito anche in una serie di, per fornire una serie di servizi sociali e culturali al quartiere, ma anche miopia delle amministrazioni. Spinaceto come isola felice nel deserto della periferia, ma anche scommessa vinta a metà, un quartiere modello, un mancato decollo, un bel dormitorio, no? Sono tutti questi termini che ricorrono sempre appunto in questo gioco di contrasto che appunto presenta una notevole ricorrenza su quotidiani anche di diverso diciamo, indirizzo editoriale. Nella primavera però del 1983 l'amministrazione comunale commissiona al Censis un'indagine su 1200 famiglie residenti in sei fra i quartieri più rappresentativi realizzati nell'ambito del PEP: Vigne Nuove, Laurentino, Casilino, Tiburtino Sud, Grotta Perfetta e proprio Spinaceto. Questa inchiesta, diciamo, dovrebbe fornire dei dati utili alla programmazione di un nuovo piano di edilizia economica e popolare, perché appunto quello allora in vigore sarebbe scaduto nell'estate del 1984. Complessivamente, diciamo, dalle interviste emerge una netta preferenza dei cittadini per tipi edilizi di altezza medio-bassa, emerge una sofferta, insomma, una mancanza di attrezzature e di servizi collettivi. E l'indagine rileva anche, diciamo, la presenza diffusa di una città, spontanea che prolifera, che vive nelle tante zone grigie lasciate libere dalla città, diciamo, costruita, programmata. Però ecco un dato che all'epoca sorprese riguarda proprio la percentuale di coloro che dichiararono di voler andare via dal quartiere nel quale abitavano, che fu generalmente molto bassa. Quindi il dato oscillava tra il 31% circa, diciamo, degli abitanti di Vigne Nuove, l'8% di quelli di Laurentino, il 14% a Casilino, ancora 8% a Tiburtino Sud e un 10% a Spinaceto. Nessuno però, tra gli intervistati, chiaro che è un campione, avrebbe voluto diciamo, trasferirsi da Grotta Perfetta. Quindi diciamo in media comunque parliamo di un 8% solo di persone che se ne sarebbe voluto andare.
Ora io appunto mi avvio a concludere sperando di essere stata più o meno nei tempi, arrivando diciamo al primo decennio di vita effettiva di Spinaceto. Quindi siamo nel 1970-71, Spinaceto diciamo nel suo assetto, quantomeno da un punto di vista diciamo di edilizia residenziale, è completo, e contemporaneamente ricorrono diciamo i primi 100 anni di Roma Capitale. La città però è ancora costellata di tanti borghetti, no? Di tanti baraccamenti, borgate, in cui vivono ancora sul finire degli anni 60 almeno 62.350 persone, quindi diciamo più di 16.000 nuclei familiari, che è una cifra peraltro diciamo chiaramente senza dubbio inferiore alla realtà. Sono questi primi anni 70 anni frenetici in cui si cerca, no, di dare soluzione definitiva ad un problema che letteralmente si rinnova di giorno in giorno, cioè quello di diciamo assegnare una casa vera ad ogni famiglia, perché mentre diciamo l'iniziativa pubblica in materia di edilizia economica e popolare avanza, per carità tra tanti limiti, la popolazione dei baraccamenti si ricrea incessantemente, no? Questi sono gli anni in cui gli abitanti dei borghetti, quelli in procinto di traslocare appunto magari nelle case comunali, popolari assegnateli, iniziano proprio a bruciare le baracche in cui avevano vissuto fino al giorno prima, per dire diciamo con un gesto eclatante: in questi turi non ci deve abitare più nessuno. Ecco, la costruzione dei quartieri PEP dà una spinta notevole all'abbattimento definitivo di tanti insediamenti popolarissimi di questo tipo. E come dicevo all'inizio e come spesso si è ragionato anche nel corso di questi incontri, la storia della casa a Roma è anche una storia di migrazione, no? Nei borghetti e nelle borgate del dopoguerra di fatto andavano a vivere lavoratori e lavoratrici che provenivano dalle province laziali, dall'Abruzzo, dalla Campania, dalla Puglia, dalla Calabria, insomma dal sud Italia, e soprattutto però ecco, dal centro e dal sud Italia, e che arrivavano a Roma in cerca appunto di lavoro. Diciamo già sul finire degli anni 80 e sempre più poi nel corso degli anni 90 altre componenti migranti arrivano in città con la stessa esigenza essenziale. Quindi probabilmente diciamo la casa è ancora oggi, come la definiva Aldo Tozzetti, il problema dei problemi di Roma. Una questione che non riguarda soltanto appunto l'assegnazione di alloggi popolari o l'occupazione di appartamenti, ma anche tutto quell'abitare illegale, quella città informale che si incunea proprio negli spazi vuoti e abbandonati della città costruita e che oggi torna veramente drammaticamente alla luce, ma che nei quartieri della 167 come Spinaceto abita già da tempo. Grazie. Grazie Giulia per questo intervento, siamo entrati direttamente dentro la storia, le origini, lo sviluppo del quartiere anche rispetto al resto della città di Roma. Ricordo al pubblico che può intervenire attraverso le chat di Facebook per fare domande a Giulia Zialli Conti e al resto dei relatori e delle relatrici. Ora è previsto l'intervento di Michelangela Romanelli del Circolo di Lettura della Biblioteca Pasolini, che ha conosciuto direttamente questa storia così intensa e che quindi ci porterà la sua testimonianza. A lei la parola, grazie Michelangela per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Buongiorno. Io posso parlare degli esordi di Spinaceto, perché io sono qui dall'ottobre 69, quindi c'erano i famosi lotto, perché ogni erano stati definiti così, e io abito nell'ottavo, dove c'erano tante famiglie venute da vari quartieri di Roma, ma prima ancora che da Roma, da tutte le regioni d'Italia, come ha detto la signora prima, in particolare dal sud. Quindi nella nostra scala erano rappresentate le regioni dalla Sardegna, la Sicilia, la Molise, insomma eravamo molto interregionali. Questo ha favorito i contatti umani, però, perché avevamo lasciato i nostri quartieri
altri quartieri di Roma, perché venivamo da altri quartieri di Roma, pur essendo venuti a Roma magari da qualche anno. E quindi eravamo molto amici, avevamo i figli a scuola, tanti bambini che noi poi accompagnavamo, quindi le mamme facevano amicizia, ci scambiavamo le ricette, dalle olive ascolane ai tortellini, erano diventati le nostre, così, il motivo per cui ci vedevamo anche fuori dalla scuola. E questo era molto bello, perché avendo lasciato un quartiere, qui avevamo bisogno di far nascere le amicizie, di stare bene insieme. Avevamo avuto la fortuna, oltre le case, le scuole. Qui a Spinaceto ci hanno, diciamo, subito fornito le scuole dalla materna ai licei, per cui i nostri figli hanno potuto frequentare la scuola senza allontanarsi, e questo è stato molto bello. Avevamo tanti prati a disposizione, perché c'erano prati perché non c'era altro. Quello che è venuto dopo ci ha aiutati a fare la spesa senza per forza andare all'euro, per esempio, questo sì, però la cosa che poi ci ha aiutato moltissimo, proprio perché avessimo anche altro oltre ai prati, è stata la biblioteca, perché noi in biblioteca abbiamo avuto modo di sviluppare altre amicizie, di fare cose belle. E all'interno di questa biblioteca a un certo punto è nato anche un coro, anche questo non solo interregionale ma addirittura multirazziale, perché è rappresentata l'Argentina, la Colombia e più tutte le regioni che vivendo a Spinaceto siamo così formati in questo modo. E quindi io sono contenta di abitare a Spinaceto. I miei figli hanno avuto un'infanzia felice, perché li accompagnavo a fare merenda sulla strada romana, che ancora c'era prima che costruissero altre case. E quindi la cosa che ci manca è la distanza dal centro. Qui non siamo aiutati dai mezzi di trasporto, che eravamo felici di avere un autobus che diventava 130 di domenica e che ci portava direttamente in centro, ed è stato soppresso, pare perché non abbastanza frequentato. Quindi noi, per andare, non tanto per andare, ma anche per tornare, i mezzi di collegamento sono non tanto veloci, non tanto frequenti, bisogna aspettare pure mezz'ora. E questo mi dispiace, perché anche andare al centro a fare una passeggiata può essere bello. E quindi ecco, la nostra permanenza a Spinaceto, devo dire che nel tempo l'abbiamo apprezzata ancora di più, perché io ho scoperto che abbiamo una chiesa a Spinaceto, quella di San Giovanni Evangelista, che è una delle più belle dell'architettura moderna. E questo me l'hanno detto addirittura all'Aventino, non lo sappiamo neanche noi che abitiamo qui, che questa è una chiesa molto bella, che vengono a visitarla per questo. E adesso è un quartiere dove non è più solo un quartiere dormitorio per forza, perché qui si viveva e si andava a lavorare da un'altra parte, però poi è stato un quartiere vivace, un quartiere che ha saputo cogliere tante occasioni. Anche adesso noi per esempio siamo alla Consulta, lì ci sono tante associazioni che vogliono fare, vogliono agire, vogliono muoversi su questo territorio per costruire cose belle. E quindi basta cercarseli, gli agganci, più che agganci, i punti dove si può fare questo. Perché siamo noi a far sì che un quartiere non sia più dormitorio, noi che ci abitiamo. E questo mi sento di dire come mia testimonianza della Spinaceto del 69 a adesso. Mi pare che posso anche chiudere qui per quello che mi riguarda. Grazie. Grazie Michelangela. Questa immagine di questo condominio dove c'erano tutte le regioni italiane sicuramente è molto evocativa, insomma, proprio anche di questo progetto che abbiamo voluto mettere in piedi con le biblioteche, perché effettivamente, insomma, è proprio una caratteristica che ci raccontano e ci descrivono in tanti di questi incontri. Quindi
non ho detto una cosa, che nel nostro condominio erano 8 piani con 16 appartamenti, c'erano 56 bambini. 56 bambini che hanno potuto però godere delle scuole, dell'asilo. Questa è una cosa che abbiamo apprezzato molto a Spinaceto, il fatto che non ci abbiano lasciato soli, le scuole c'erano. Questo è stato un buon inizio. Grazie. Bene, allora grazie a Michelangela, che vi ricordo era collegata dalla Biblioteca Pasolini, fa parte del circolo di lettura della biblioteca. E a questo punto chiamiamo in causa Massimiliano Crisci, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, un demografo, uno studioso importante della Roma contemporanea, della popolazione della Roma contemporanea, e a lui chiediamo di passare un po', diciamo, a una mappatura e all'inquadramento dell'immigrazione straniera in questo territorio nella fase più recente. A te la parola, Massimiliano. Grazie Michele, buongiorno a tutti. Intanto grazie molte dell'invito a partecipare a questa bella iniziativa su un quartiere che appunto devo ammettere non conosco bene, per cui i dati, le informazioni che presenterò sono basati appunto su informazioni anagrafiche e censuarie, quindi già mi sono accorto che probabilmente limiteranno il quadro, limiteranno quantomeno il quadro della multiculturalità del quartiere. Già le osservazioni della responsabile della biblioteca, Luisa Ledda, che affermava una forte presenza di italiani di origine straniera, ecco, mi fa pensare questo, che probabilmente dati anagrafici non riescono a fornire un quadro completo, ma questa è cosa che sappiamo, soprattutto poi quando ci tuffiamo su un contesto locale. E nella mia breve presentazione, diciamo, intanto partirò con un quadramento generale dell'evoluzione delle migrazioni nella città di Roma, per, diciamo, fornire un contesto all'interno del quale si inserisce appunto il caso anche del municipio 9 e del quartiere di Spinaceto. Passerò poi appunto a un focus su questi due territori, in particolare per quanto riguarda Spinaceto cercherò anche di evidenziare la variabilità presente all'interno del municipio 9 con qualche piccolo confronto con l'EUR, quindi diciamo la presenza straniera nel quartiere EUR. Allora possiamo partire con la prima slide, grazie. E, qui ecco, vediamo quanto abbiamo sentito in precedenza dalla storica Zitelli, appunto Spinaceto sorge sostanzialmente negli anni 70, nei primi anni 70. Ecco, nei primi anni 70 la popolazione di Roma, diciamo dopo una crescita ininterrotta e fortissima fra gli anni 50 e 60, vedete, una crescita di 1 milione di residenti, l'evoluzione della popolazione totale all'interno del Comune di Roma si interrompe sostanzialmente, si ferma, almeno all'interno del comune, prosegue come sappiamo al di fuori anche in maniera prepotente. Però ecco, negli ultimi 50 anni questa fase di urbanizzazione si interrompe, inizia una fase di diffusione urbana, di suburbanizzazione, diffusione urbana, potremmo anche dire di urban sprawl nell'agro romano. In particolare, come potete vedere nella figura di destra, che mostra diciamo tre fasce urbane nelle quali possiamo suddividere il territorio del Comune di Roma, centro storico, quartieri storici e periferia a cavallo del grande raccordo anulare. Vedete l'istogramma rosso, che nel 1971 nei quartieri storici vivevano oltre 2 milioni di residenti e via via col tempo questa popolazione è diminuita di oltre 600-700 mila persone. Allo stesso tempo la popolazione a cavallo del Gra, soprattutto all'esterno del Gra, come anche il quartiere di Spinaceto, è andata
a crescere in maniera costante. C'è da dire che negli ultimi anni questa diffusione con la crisi immobiliare, adesso non entriamo nello specifico, però sembra che si stia interrompendo e che si stia avviando un processo di riurbanizzazione nella città compatta. Ma andiamo avanti pure, grazie. Per quanto riguarda la popolazione straniera, come potete vedere, appunto, gli anni 50, 60, diciamo, e anche 70, le presenze erano minime. A Roma 25-40 mila residenti, poi negli anni 80-90, diciamo, ecco, il dato anagrafico non rende merito alla crescita della presenza straniera, che è formata anche da gran parte da soggiornanti non residenti. Comunque, ecco, la popolazione più stabile rimane molto contenuta. Poi c'è una crescita molto rapida, soprattutto, diciamo, dopo la regolarizzazione della Bossi-Fini nel 2003-2004 e con l'ingresso della Romania nell'Unione Europea. E quindi c'è appunto una crescita prepotente che porta oggi a quasi 400.000 i residenti stranieri nella nostra città, e di conseguenza la percentuale di stranieri è giunta, appunto, vedete, oltre il 13%, quindi includendo anche i soggiornanti possiamo sicuramente affermare, appunto, che un abitante su 7 di Roma è di cittadinanza straniera. Andiamo avanti. Qua possiamo vedere, ecco, gli effetti che ha avuto il fenomeno migratorio sulla popolazione romana. Vedete, queste sono due piramidi dell'età, diciamo, alla base abbiamo l'età infantili, in alto abbiamo l'età più anziane, quindi da 0 a 100 anni, andando dal basso verso l'alto. A sinistra gli uomini, a destra le donne. E vedete, nel 1971 la piramide ha una forma triangolare, appunto caratteristica, una base molto ampia. E nel 2015, quindi mezzo secolo dopo, appunto la denatalità, diciamo, quindi il forte calo delle nascite che si sono dimezzate nel corso, anche soltanto durante gli anni 70, fra i primi anni 70 e la metà degli anni 80, provoca questo asciugamento della base. Quindi, per capirci, coloro che avevano 5 anni nel 1971 sono quelli che ne hanno 50 nel 2015. E per quanto riguarda gli stranieri, poi si può vedere quanto sia forte il contributo demografico della popolazione straniera in questo quadro, diciamo, di prosciugamento della popolazione, soprattutto giovanile. In particolare, comunque, ecco, vorrei evidenziare come tra i trentenni, diciamo, un terzo circa della popolazione trentenne sia di cittadinanza straniera. Andiamo pure avanti. Le principali collettività straniera a Roma, nel 2020, vediamo, ecco, al primo posto, come è noto, abbiamo i romeni con quasi 90.000 presenze, seguiti, appunto, filippini, bangladesi e diciamo il gruppo provenienti dai paesi a sviluppo avanzato. È interessante notare come nel 2001 quest'ultimo gruppo, appunto, i PSA, così definiti, era quello più numeroso, solo 20 anni fa, con il 18% delle presenze. E a fianco abbiamo, appunto, un'idea anche della variabilità a livello di genere all'interno di ogni singola collettività. Quello che spicca di più è il fatto che, appunto, nell'ambito della popolazione ucraina l'80% sia rappresentato da donne. E nel complesso il rapporto fra i sessi è abbastanza bilanciato, vedete, il totale straniero è poco al di sopra del 50%, però, appunto, la variabilità è forte, appunto, e comunità come quella bangladese e egiziana presentano una presenza di donne molto ridotta, trattandosi, appunto, soprattutto di donne ricongiunte che spesso non lavorano, non sono inserite nel mercato del lavoro romano. Avanti pure. Vabbè, andiamo anche avanti, visto che il tempo è poco, ho già anticipato qualcosa qui. Ecco, entriamo nel territorio di Roma e appunto alcune considerazioni che sono già state anticipate. Ecco, ribadiamo il fatto che il municipio 9 è quello con l'incidenza più bassa di stranieri
nella città di Roma, con circa il 9%, qualcosa meno del 9% degli stranieri, e appunto il centro storico, il nord e l'area est della città, sappiamo che sono invece quelle con l'incidenza maggiore, ben superiore al 15%. Andiamo avanti. Ecco, zoomando diciamo ulteriormente nel territorio, vedete qui abbiamo un'analisi diciamo per zone urbanistiche, le 155 zone urbanistiche di Roma. E il territorio del municipio Nome è evidenziato in grassetto. Spinaceto presenta una delle percentuali effettivamente più basse della città, inferiore al 9%, e anche paragonandola a quella dell'Euro, che è diciamo nella media cittadina del 13%, più alte le quote di stranieri nelle aree diciamo più periferiche del municipio. Avanti, grazie. Allora, vediamo adesso ecco, l'evoluzione della popolazione residente. Vediamo che negli anni 80 Spinaceto aveva 20.000 residenti, poi ha visto crescere la popolazione fino a circa 29.000 negli anni 2000, dopodiché si è avuto un calo costante che porta nel 2020 la popolazione a 24.000 residenti. Parallelamente il municipio Nove, che aveva poco più di 100.000 residenti nel 1981, ha avuto invece una crescita costante dei residenti, oggi arriva a circa 185.000 abitanti. Per quanto riguarda gli stranieri, vede negli anni 90 Spinaceto aveva appena 235 residenti stranieri, che si sono quasi decuplicati nel 2020, abbiamo superato i 2.000. Per quanto riguarda il municipio 9, appunto, andamento analogo da 1.700 a 16.000 oggi. Ciò ha portato l'incidenza degli stranieri a crescere da circa l'1% nei primi anni 90 a poco meno del 9% oggi. Appunto, è evidente il confronto con Roma, diciamo che con gli anni 90 Roma è in media appunto un 1.8 di residenti stranieri, poi diciamo, ha sviluppato una crescita molto più rapida della presenza straniera rispetto al municipio 9 e al quartiere di Spinaceto. Passiamo alla prossima slide. Per quanto riguarda il municipio 9, quindi la collettività più presente è quella romena, nel 2020 con oltre 4.000 residenti, molto presenti anche altre collettività polacche e moldave provenienti dal resto dell'Europa orientale, e seguiti appunto da filippini e diciamo il gruppo dei paesi a sviluppo avanzato. In questo caso, ecco, va evidenziato come nel 2001 il gruppo più presente fosse proprio quest'ultimo, questo dei paesi a sviluppo avanzato, e che i rumeni fossero assai poco presenti. C'erano appena 233 rumeni solo 20 anni fa. Anche altre collettività come quella ucraina, insomma, hanno avuto un forte incremento da appena 35 presenze a quasi 900. Bangladesi, vedete, da 10 a 655, quindi insomma un fenomeno migratorio attivo e forte negli ultimi 20 anni. Avanti. Qui abbiamo un confronto, diciamo, ecco, fra Spinaceto e l'Eur per quanto riguarda la presenza straniera, sempre 2001-2020. Diciamo che a Spinaceto la preponderanza della presenza romena è meno forte. Nel 2020 abbiamo 453 residenti stranieri, seguiti a breve distanza dai filippini con poco meno di 400 abitanti. Anche qui è interessante dare uno sguardo al passato. Ecco, 20 anni fa erano di gran lunga i PSA, i paesi a sviluppo avanzato, i più presenti, erano 169 residenti, che sono addirittura diminuiti
negli ultimi 20 anni, probabilmente con le acquisizioni di cittadinanza. E quindi ecco, il loro peso era del 27% nel 2001, è sceso adesso al 5%. E, notevole anche la crescita della presenza bangladesi, da un residente 20 anni fa a 190 oggi. E, allo stesso tempo, ecco, la presenza totale degli stranieri nel 2001 era di 623 unità, che si sono più che triplicate in 20 anni. All'EUR, come accennavo, diciamo che il modello insediativo è abbastanza differente, in quanto la presenza filippina è più forte. I filippini sono la collettività più presente, con quasi 300 residenti, con un peso di un quarto sul totale degli stranieri. E i residenti provenienti dai paesi a sviluppo avanzato mantengono una forte presenza, ecco, sono il secondo gruppo, la seconda collettività, diciamo. Rumenia, ecco, vedete, in terza posizione, 140 residenti. Ecco, diciamo che queste differenze sono imputabili ovviamente anche alla variabilità territoriale, dovuta anche, direi, ai valori immobiliari dei quartieri. Ad esempio, appunto, abbiamo l'EUR oggi ha un valore immobiliare, il metro quadro, al metro quadro di circa 4.000 euro e Spinaceto di 1.900. Ecco, quindi verosimilmente diciamo che gli insediamenti provenienti dai paesi in via di sviluppo, dai paesi, diciamo, non a sviluppo avanzato, risulta verosimilmente ostacolata da questo. E anche la forte presenza di filippini probabilmente è da collegare alla loro convivenza con i datori di lavoro, così come anche per appunto indiani, pakistani e cingalesi. Avanti. Per quanto riguarda la presenza femminile, diciamo, nell'ambito delle collettività principali, Spinaceto all'EUR, non evidenziamo particolari differenze rispetto al modello cittadino complessivo romano. Quindi vediamo appunto, rispetto al complesso, diciamo, dell'aggregato degli stranieri, la presenza femminile si avvicina al 60%, alta è la quota delle donne ucraine nell'ambito della loro collettività, e più bassa appunto nell'ambito della comunità bangladese e cinese. Quindi ecco, non abbiamo neanche in questo caso, diciamo, una distribuzione bilanciata fra i sessi. Prego. Ecco, infine, volevo mostrare anche questa slide dove si presenta, ecco, l'evoluzione, diciamo, per età del quartiere Spinaceto, del municipio 9 e del complesso della città di Roma. Quindi qui risulta evidente il processo di invecchiamento che ha attraversato il quartiere di Spinaceto, che era appunto giovanissimo, come detto dai relatori che mi hanno preceduto. Nel 1981 gli over 65, gli anziani, erano solo il 5%, e oggi hanno superato il 25%. Quindi ecco, se nel 1981 Spinaceto era di gran lunga più giovane come quartiere rispetto alla media cittadina, oggi la situazione si è invertita, anche probabilmente per uno scarso apporto da parte delle migrazioni straniere. C'è da dire che, ecco, probabilmente il contemporaneo spopolamento del quartiere, sommato all'invecchiamento, segnala probabilmente un ricambio generazionale in atto, quindi è probabile che lo spopolamento sia dovuto a una minore densità delle abitazioni, quindi ai nidi vuoti, al fatto che dove prima vivevano famiglie di 3, 4, 5 componenti, oggi vive appunto un anziano solo o una coppia di anziani. Quindi possiamo prospettare nei prossimi decenni quindi anche un ricambio generazionale del quartiere, e
sarà curioso verificare quale sarà il contributo della migrazione straniera nell'ambito di questo ricambio generazionale dell'area. Vi ringrazio. Grazie a Massimiliano, siamo quindi dentro una vicenda che si intreccia molto bene con il resto dello sviluppo dell'immigrazione nella città di Roma ed è sempre molto ricco di stimoli questo paragone tra la dimensione municipale, la dimensione comunale e la dimensione poi proprio dei quartieri. Diciamo che questo è uno dei filoni che abbiamo seguito fino adesso e penso che sia effettivamente un livello di approfondimento che ci fa capire poi anche nello sviluppo dell'immigrazione straniera quante città esistono, anche in zone limitrofe, anche in zone confinanti, quante differenze esistono anche all'interno dei contesti urbani. Quindi mi sembra che sia una complessità, una grande articolazione anche di diversità e però sicuramente come per le migrazioni interne l'immigrazione straniera si conferma oggi una delle novità, una delle tendenze più importanti anche nello sviluppo del territorio e della popolazione. E siamo a questo punto nella situazione di diciamo terminare gli interventi che hanno avuto più un taglio di tipo scientifico. È arrivato un commento interessante che rigiro a Caputo: non vivo a Spinaceto ma ho scelto di mandare mio figlio a scuola dell'asilo alle medie a Spinaceto senza togliere nulla ad altri istituti, l'istituto comprensivo Frignani fa un lavoro. Un commento interessante perché ci richiama anche alla mobilità dentro i quartieri e anche spesso le scelte che stanno alla radice di queste mobilità. Il tema della scuola, tra l'altro, è stato molto ricordato nell'intervento di Michelangelo Romanelli e penso che questa possa essere una questione anche da approfondire, insomma, per il futuro. Leggere i quartieri e anche le diversità dei quartieri a seconda anche dello sviluppo dei contesti educativi, dei contesti scolastici. E a questo punto io lascerei la parola a Carla Antolini, perché Carla Antolini, che è la presidente dell'associazione Officina delle Culture, ha vissuto proprio il quartiere di Spinaceto a partire dallo sviluppo dell'immigrazione straniera dentro una cornice che è quella dell'organizzazione culturale, quindi del contributo anche in termini culturali che ha dato lo sviluppo dell'immigrazione, che è un'altra delle grandi costanti che stiamo ritrovando in tanti quartieri, in tanti territori e anche nell'attività di tante biblioteche. Quindi la ringrazio per aver accettato questo invito e le lascio la parola, Carla Antolini. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie a voi. Sono insomma molto contenta di partecipare a questo incontro perché vabbè, con le parole di Luisa mi sono rivissuta proprio i miei esordi di ragazzina che partecipava agli eventi della biblioteca e obiettivamente insomma tutte le prime modalità di poter approfondire delle culture diverse come poteva essere quella Rom e Sinti era proprio perché c'è stata una biblioteca che ha organizzato svariati incontri e come dico sempre, veramente chi mi conosce sa che penso che realmente le biblioteche siano una delle poche realtà istituzionali che riesce a entrare in relazione con i territori e quindi tutti questi 50 anni obiettivamente la biblioteca, 40 anni la biblioteca Pierpaolo Pasolini ha avuto una relazione forte con il territorio e con i suoi cambiamenti. Io ho fondato questa associazione Officina delle Culture nel 2015 quando diciamo dopo un po' di anni facevamo delle riunioni con diverse
realtà cittadine, diverse comunità che operavano nell'ambito della cultura, chiedendo l'apertura a Roma di un centro interculturale, perché proprio chiaramente la cosa che mi interessa è non la tutela della singola cultura, ma proprio l'incontro e le contaminazioni tra le diverse culture presenti a Roma, e che c'è chiaramente una ricchezza enorme di culture, di mondi distantissimi, che però su delle tematiche universali come la cultura, la musica, il teatro, la facilità di incontro è abbastanza evidente. Diciamo, la nostra battaglia, perché poi un po' è battaglia, era andare contro a tutti coloro che volevano dimostrare come dietro al termine multiculturalità venisse il termine conflitto. Invece noi abbiamo proprio messo il termine dialogo tra le diverse culture, con delle esperienze molto positive anche sul territorio. Noi abbiamo fatto per 3 anni questo evento che si chiamava Officina Estate, dove abbiamo presentato musicisti di diverse etnie. Abbiamo organizzato dei laboratori nelle scuole, e qui sono assolutamente condivido molto questo valore che hanno le scuole del territorio, perché non solo fanno come le altre scuole, ma sperimentano in maniera forse diversa dalle scuole del centro, nel senso che comunque abbiamo delle scuole che ci stanno le sezioni musicali della Santi Savarino, abbiamo il liceo scientifico Maiorana che ha da ormai 20 anni fa una rassegna di arte contemporanea con le esposizioni, con il confronto con gli artisti. Quindi diciamo che sicuramente le scuole sono un riferimento molto molto importante in un territorio dove quello che manca sono gli spazi, sono i luoghi di incontro. Non esistono delle piazze in questo quartiere, cioè ci sono i manufatti di cui si parlava prima dell'edilizia popolare, che creano questi stradoni con questi palazzi, e quindi diciamo che manca un pochino il luogo di incontro. E anche appunto la nostra manifestazione, che è durata per 3 anni, 10 giorni durante l'estate, è stata particolare perché non c'era talmente tanto poco l'abitudine da parte delle persone a partecipare a degli eventi culturali e gratuiti, che ci guardavano quasi con sospetto, ma si può entrare, si può assistere. Quindi è stato, devo dire, un'esperienza molto importante, che ha creato immediatamente una comunità alternativa a quello che appunto a chi vuole ha voluto far vedere questo incontro tra culture come una cosa conflittuale, perché chiaramente qui abbiamo avuto anche degli episodi di violenza rispetto ai campi Rom, abbiamo avuto delle intolleranze anche forti, e quindi presentare un programma di incontro eccetera però ci ha reso giustizia, tanto, e per ritornare alle realtà virtuose del territorio, le persone che hanno frequentato i laboratori per i bambini eccetera, penso, quando finivamo l'attività ci sono arrivate tantissime lettere di dire: quello spazio vuoto è una sofferenza, e dice: adesso dove ci incontreremo? E chiaramente la cosa che è venuta spontanea è: ci incontreremo in biblioteca, perché chiaramente le attività aperte al territorio sono molto presentate dalla biblioteca. Diciamo, la sfida che lancia l'associazione
è proprio quello di avere una di mettere in evidenza le ricchezze, perché solo conoscendo le culture, la modalità di espressione, si riescono a conoscere le persone e quindi attraverso l'approfondimento non creare delle paure o dei sospetti nei confronti di qualcuno che ha un passato differente dal tuo, una formazione diversa, eccetera. E, come associazione, appunto, sono molte le comunità con cui siamo in collaborazione, collaboriamo con, per esempio, un festival dei talenti romeni, dove sono sorprendenti le cose che sorprendenti perché chiaro, per la cronaca, quello che leggiamo solitamente sui giornali, comunque quante ricchezze culturali, contemporanee, classiche, musicali esistono, ma anche di appunto persone semplicemente che sono qui senza andare a cercare, no, di far venire persone dall'estero, ma anche di romeni che vivono in Italia, in Francia, eccetera, che fanno cultura. Come io ho una, diciamo, specifica rispetto all'Africa, per aver organizzato per molti anni il Festa d'Africa Festival, per aver collaborato con Destination West Africa, altra importante associazione del territorio, ad organizzare l'Afrofest alla cooperativa Agricoltura Nuova, e quindi insomma anche questo versante ha una grande ricchezza e una grande produzione di scritture, di musiche. E dall'altra cosa di cui volevo insomma accennarvi per dare una strada possibile da percorrere, appunto, di cui noi ci siamo fatti carico, è proprio del lavoro sul combattere gli stereotipi, e questo tipo di lavoro lo abbiamo fatto anche con l'Officina di Teatro Sociale Black Reality, che appunto hanno fatto questo laboratorio, per esempio al Liceo Maiorana, dove i ragazzi si confrontavano contro le cose non approfondite, appunto, senza le statistiche, senza la lettura, ma solo queste dietro cui ci si para, insomma, per proteggersi da qualcosa di diverso da noi. E quindi lavorando per un anno dentro la scuola, facendo un'azione in cui si ripercorrevano tutte gli stereotipi, cioè gli stranieri ci portano via il lavoro o appunto varie cose, e i ragazzi hanno prodotto un video musicale e un video proprio montato e girato da loro in maniera divertente, che si chiamava Vedo Nero, appunto proprio per riflettere su tutte quelle che sono le paure e l'ignoranza che crea le distanze tra le persone. E dentro al discorso di circolo virtuoso, mi fa piacere, insomma, per il territorio, di parlare anche assolutamente del Centro Sociale Auro e Marco, come ha citato anche Luisa, che chiaramente fa un lavoro importantissimo sul territorio e sul coinvolgimento di giovani, in un momento in cui obiettivamente è più difficile l'associazionismo rispetto a quello che poteva essere degli anni Ottanta, in cui appunto sono stata ragazza io a Spinaceto, in cui
era molto più facile, insomma, era più diffuso avere queste realtà di associazionismo, di politica, di... Adesso è un pochino di meno, insomma, l'associazionismo è ancora meno vivo, quindi assolutamente Auro e Marco è importantissimo, e è importantissimo il Teatro della Dodicesima, e ultimamente, il weekend scorso, è stato tolto lo spazio a una palestra popolare che sta qui sempre in via Carlo Avorio, e devo dire che è stato sorprendente come il territorio tutto è sceso per dimostrare l'importanza di questo luogo. Quindi sicuramente gli spazi sono fondamentali, l'apertura della biblioteca è preziosa, e noi continueremo, insomma, a creare questi incontri tra musicisti di diverse culture. Anche, diciamo, la nostra sperimentazione va anche su diversi generi, nel senso, abbiamo fatto delle concerti con il Rajmi Bhatt, che è questo percussionista indiano molto bravo, che si è interfacciato con la musica elettronica di Martux. Quindi sicuramente, come l'incontro tra le culture, ma anche l'incontro tra diversi giovani, ci sembra, insomma, la strada migliore per abbattere muri e saltare i ponti, insomma. E seguirà il mio intervento, l'intervento di Adi Tune, che è un musicista che vive a Spinaceto, come me, ha dei figli afroitaliani. E, anzi, lui un figlio afroitaliano, e che fa parte di una cultura, di una famiglia di griot molto molto importante, quindi sarà molto bello, insomma, sentire i suoi racconti, perché chiaramente è un livello musicale molto molto alto, che è anche bello. L'ultima cosa che voglio dire, c'è stato, abbiamo vinto un bando per fare una festa di Spinaceto, dei 50 anni di Spinaceto, che causa Covid andrà a finire quasi ai 52 anni di Spinaceto, e da questo abbiamo fatto, diciamo, una mappatura dei musicisti che sono di Spinaceto, e anche qui viene fuori una realtà ricchissima, perché, appunto, a parte le scuole musicali a cui ho fatto riferimento, a parte l'associazione Italia Allegra con cui collaboriamo e che opera sul territorio da 30 anni, comunque ci sono stati in tutti negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, comunque molti gruppi di musicisti su generi diversissimi, che vanno dal pop al jazz, anche la musica popolare. Quindi, insomma, stiamo organizzando questa cosa, e rispetto al fatto che chiaramente non c'è alla fine, più da Roma organizzando le cose a Roma Centro, io scopro quello che succede a Spinaceto, perché chiaramente sono tutti artisti che non hanno grande possibilità di esprimersi a Spinaceto, ma ci incontriamo al centro e cerchiamo di rifarli vivere qui a Spinaceto, perché la ricchezza è molto molto sorprendente, insomma. Allora, grazie Carla, devo dire che abbiamo avuto una mappatura anche dei luoghi della cultura nel territorio, effettivamente luoghi che hanno conosciuto anche un rapporto, una relazione con il mondo dell'immigrazione nella fase più recente, anche quanto sia importante, insomma, continuare a lavorare in questa. A questo punto chiederei a Daddy Tune di raggiungerci, un musicista che ha una storia importante di conoscenza anche del quartiere e del territorio, e che ha conosciuto anche proprio il quartiere partendo dal suo percorso. E quindi a questo punto chiudiamo questa mattinata con il suo contributo. A te la parola, grazie. Buongiorno a tutti. Diciamo,
fatto molto piacere che sono partecipato a questo incontro, perché Spinaceto è un quartiere che sono abitato qua dal 2000 fino adesso, che quando stavo prima qua in Spinaceto, poca gente che mi conoscono, perché avevo due amici che sono venuti in Senegal, è stato con me, sono degli allievi miei, e poi quando sono deciso di partire da Africa, Senegal, con i miei fratelli, mio fratello e mia sorella, è stato gli altri quattro fratelli miei che stavano qua, e poi siamo diventati sette fratelli, una sorella e sei fratelli. E 99 sono entrato qua in Italia, e poi mi sono vissuto, diciamo, casa bruciata verso Tiburtina, e poi mi sono fidanzato, e 2000 che sono sposato con mia moglie, sono venuto qua in Spinaceto, abitare in Spinaceto. Con lo tempo nessuno mi conosceva, perché si stavano pochi persone come colore mio, che diciamo mi vedevano sulle strade, non mi salutavano. Io mi tengo proprio nell'educazione che dici, forse quelli mi conosce, si conoscono che persone so. Di queste 2000 ho fatto anche, diciamo, Giubileo di Papa con Giampaolo II. Era il mio gruppo, che era il primo gruppo che è suonato, che è apertura del concerto proprio a San Pietro. E dopo di questo mi sono continuato con i miei fratelli, perché avevamo un gruppo di quattro cugine e, diciamo, sei fratelli e una sorella. E il gruppo si chiamava Suno Africa, molto famoso, tutti li conoscono anche. Ho fatto i concerti con Pino Daniele, ho fatto i concerti con Gigi D'Alessio, Massimo Ranieri, diciamo, Fiorello Mannoia, Dulce Nera, Paola Chiara, tanti musicisti italiani, perché volevo. Io mi piace integrazione. Qua è Spinaceto. Quando sono stato delle fate Kilimanjaro con l'Isciocolo 2003, ed è lì che mi alzo la mattina, uscito sulla strada, e gente mi iniziano a salutare. E ho visto televisione, ho visto televisione. Da lì io capisco che adesso le mie porte sono aperte, perché come una che non mi conosce, sono sconosciuto, perché sono immigrato, e si savano pochi anche stranieri come colore mio qua a Spinaceto. So, fa parte dei primi verso 2000 che sono entrato qua. Conoscevo solo una famiglia di camerunese e un'altra di Nigeria. E siamo solo queste tre famiglie che siamo qua a Spinaceto. E dopo il mio nome si è andato fino a che tutto è Spinaceto. Se tu chiedi dove abita Adi, se ti perdi sulla strada, e tutti mi conoscono. Poca gente che non mi conoscono, che non ti possono dire dove abito io, perché abito via Padre Romualdo Formato, vicino al supermercato di Carrefour. E lì si savano, diciamo, molto interculture là, si abitano rumeni, si abitano anche, diciamo, gli arabi, quelli degli egiziani, si abitano pure i Bangladesh, si abitano pure gli indiani che ho conosciuto qua. E poi da lì sono costruito sulla mia vita proprio di Spinaceto, fino a che io abito a stare a Spinaceto, fino a che il centro del tempo sto
Sì, non vado a lavorare, non ho appuntamento, non mi serve da andare in centro perché ho bella famiglia che mi sono vissuto qua con, diciamo, amici, sono diventato amici di tutte le Spinaceto. Mio figlio anche dove è studia, ci sanno un sacco di stranieri, si sanno indiani, brasiliani, Bangladesh, romeni, anche in altre culture che filippini, si sanno tutte perché Spinaceto è una zona di tranquilla per me. Come mia educazione mi dà del rispetto degli altri. Perché la vita, se tu dai rispetto alle prime parole delle persone, come tu devi educazione, come ti deve arrivare, è il rispetto. Perché il rispetto fa parte da prima porta che ti apri la tua vita per gli altri. E da lì, a me mi piace di suonare con anche in altre culture, come anche Rashmi Bad dice a lei. Sono stato un gruppo che abbiamo fatto, eravamo tutti, si sa solo un italiano napoletano, ma eravamo egiziano, indiano, senegalese come Africa, anche un altro di Costa d'Avorio, si sa anche un altro cubano, un altro brasiliano. E il gruppo si chiamava Namu. Namu è la cultura del mondo, sul mio dialetto. Che l'ha chiamato questo fondatore di amico mio, Pepe Ska, è un napoletano. E da lì, con Namu, si sa un tempo che io abituo a stare con loro di più, con i miei fratelli, perché union fa la forza. È difficile che una lascia il paese suo, va in un altro paese, ma se tu non c'hai integrazione, non puoi entrare nell'ambiente. Ed è questo che a me mi piace di proprio come questo invento che abbiamo fatto oggi, da dire questo anche parole che raccolto sulla mia carriera, anche mia vita che ho vissuto qua in Spinaceto, perché Spinaceto è una bella quartiere, si ti comporta bene. Se ti comporta bene è una bella quartiere. Ah. Perché il comportamento delle persone è molto importante pure, perché se c'hai un bel comportamento, comporta bene con gli altri. Fino sotto casa mia, quando ci li dicono pure anziani, mi chiamano a casa mia, dice, oh, sanno li dica ancora, vai ci parla. Capito? E io mi scendo, chiamo uno, chiamo l'altro, e dice, perché li dicate? Oh, dali mano. Volete caffè? Che vado io al bar, porto caffè. E subito si dice, mi ha fatto questo, io ho detto, guarda, avete tutte e due ragione. Nessuno fa colpo dell'altro, perché la pace. Da lì mi creo una cosa che non mi manca niente. Se anche lavoro di dentro a casa mia, se mi serve, scendo sotto, subito c'è qualcuno che me la fa, perché c'è questa integrazione che ho avuto io per gli altri. E la prima cosa era finalmente il rispetto. Grazie, questa è la mia grazie. Partecipazione. Grazie. Grazie. Grazie mille. Devo dire che anche da queste parole insomma è emerso uno spaccato importante rispetto alla storia del territorio e anche rispetto a quello che succede ogni giorno, insomma, e quello che stiamo cercando di fare, insomma, in questi incontri è proprio questo, quello di mettere
un po' a confronto percorsi di ricerca, quindi discorsi che cercano di ricostruire anche analiticamente i quartieri della città di Roma e però anche le testimonianze. Abbiamo un commento di Francesco Giglio da Spinacetino di nascita, complimenti a tutti, e quindi insomma grazie. Abbiamo anche diverse testimonianze che ci riportano anche a questa appartenenza di quartiere. Adesso per concludere chiediamo a tutti quanti di rientrare nei limiti del possibile, così facciamo un saluto finale collettivo. E abbiamo Massimiliano Crisci, Michelangelo Romanelli, Giulia Zidelli Conti, Luisa Led, la responsabile della biblioteca con cui abbiamo aperto questo incontro, Adityun e Carla Antolini. Vi ringraziamo moltissimo per questa giornata, ringraziamo anche il pubblico che è intervenuto e speriamo di poterci ritrovare presto in presenza anche negli spazi della Biblioteca Pierpaolo Pasolini, che oggi ha ospitato una parte di questo incontro, una parte dei relatori e delle relatrici, e quindi vi invitiamo a restare in contatto con questo progetto attraverso i canali di Biblioteca di Roma, di Roma Multietnica, del Consiglio Nazionale di Ricerca e Istituto di Studi sul Mediterraneo. Questa documentazione rispetto all'evento di oggi sarà poi anche riproposta disponibile sul web, e il prossimo appuntamento a cui vi rimandiamo è con il 21 maggio la Biblioteca Franco Basaglia di Primavalle. Ci spostiamo quindi da sud a nord e andiamo a conoscere lo sviluppo e la storia dell'immigrazione nella zona di Primavalle il 21 maggio. Per Spinaceto oggi è tutto, grazie veramente e un saluto. Grazie a voi, saluto. Ciao, grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci.